Siamo qui con Pappi Corsicato, oggi esce il suo nuovo film Il volto di un'altra, che è stato presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Roma, e sentiamo come ce lo racconta. Pappi, allora, oggi finalmente è il gran giorno. Sì, infatti oggi esce il film, che in realtà sono molto contento perché esce in tutta Italia, in molte sale anche della provincia, che di solito il cinema italiano viene sempre relegato ai capoluoghi, invece uscire un po' pure in provincia credo che sia bene. Io mi sono ispirato, in realtà, cioè, l'idea della plastica, della chirurgia estetica mi è venuta nel 2000, poi un'idea che un po' ho messo da parte perché non erano ancora i tempi, nel senso che ho proposto di fare un film sulla chirurgia estetica e me l'hanno anche un po' bocciata. Poi finalmente, 2 anni fa, ho trovato appunto dei produttori e anche la RAI interessata a farlo, e quindi finalmente l'ho girato. Ho girato in Trentino, che è la prima volta che appunto ho fatto un film fuori da Napoli. Che devo dire che mi piaceva quel tipo di atmosfera, perché appunto il film si svolge in una clinica di chirurgia estetica che in realtà è più un grande albergo, e quindi volevo dare quel senso anche di sospensione che si trova tra quelle montagne lì, un po' anche con questo look estetico proprio dell'architettura di quei luoghi, che è quasi austro-ungarico, quindi mi sembrava un po' anche da favola nera un po' ambientare tutto il film in quei posti. Ci sta Alessandro Preziosi, che appunto è questo chirurgo televisivo che opera in diretta i suoi pazienti, Laura Chiatti, che fa, appunto, interpreta la moglie di questo chirurgo che conduce la trasmissione, poi c'è Lino Guanciale, che è un giovane attore molto bravo, che in realtà lui lavora delle fogne, cioè diciamo lavora nella parte bassa di questa clinica, e poi c'è una suora molto cattiva, molto divertente, che è Iaia Forte, che impartisce, come dire, da purghi a tutti i pazienti a tutte le ore. Qualcuno ha definito il tuo film surreale. Io in realtà non lo trovo affatto surreale, io lo trovo anzi più reale del reale, se guardiamo a tante trasmissioni sulla chirurgia estetica anche agghiaccianti. Quindi dov'è che volevi colpire, sempre con la tua maniera aggraziatissima? Ma, come hai detto tu, diciamo, il paradosso ormai, come dire, è più nella realtà che nella finzione. Infatti io non per niente ho preso Laura Chiatti, che a parte essere una brava e bella attrice e anche molto ironica, appunto è una donna così bella che pensare che lei voglia cambiare volto sembra un paradosso, ma di fatto quante belle attrici o persone si sono messe sotto i ferri per cambiare qualcosa. Personalmente non ho gli strumenti per fare un'analisi sociologica di quello che succede attorno a noi, e proprio mettere in mostra questi paradossi che ci circondano quotidianamente, di cui tutti, incluso io, diciamo, noi diciamo, siamo più o meno coinvolti e ne facciamo parte. Il tuo film mescola diversi generi, come sempre, sempre nella accuratezza, in quell'attenzione al dettaglio che tu hai come pochi hanno, secondo me, nel cinema italiano. Ti sei ispirato in particolare a qualche film recente che ti ha colpito? Quali sono le tue nuove ispirazioni? Guarda, io vedo molto cinema e degli anni 50 mondiale, in particolare americano, e però anche molti autori contemporanei di questa generazione, epoca qui. Mi piace il fatto di rimandare dei riferimenti nelle storie che racconto, poi magari sono più o meno leggibili o meno, ma quello, come dire, non è importante, è importante che poi uno si diverta al risultato, fondamentalmente. Tornatore Muccino Salvatores, quando è che Pappi Corsicato va a Hollywood? Pappi Gostuoli. Facciamo quest'estate per una vacanza, credo. No, non lo so. Ancora non ci hai pensato? No, non lo so. Ok, forse. Allora, Il volto di un'altra, nei cinema, quante copie è uscito? Ma credo 100 copie, che vuol dire, per questo tipo di film va bene, secondo me. Non è il cinema di nicchia relegato, insomma, nelle sale microscopiche? No, infatti questo film uscirà anche nelle multisale, di cui appunto sono molto contento, perché penso che è un film, tra virgolette, abbastanza semplice, voglio dire, non è un film che ha bisogno di grandi riflessioni, è puro divertimento visivo, secondo me, spero. Un film molto divertente, lo consigliamo, e ringraziamo Pappi Corsicato. Grazie a voi, molto.